e benvenuti a questo nuovo video io sono sempre Emanuele vietti di esperta business solutions e questo è il canale utilizzo professionale di microsoft office abbiamo pensato in questo periodo di quarantena e eh, che siamo costretti ad essere tutti a casa di potenziare un pochino eh, i nostri contributi video e eh, proporremo questa settimana un video al giorno per sei giorni sul tema di un applicativo che non abbiamo trattato tanto fino adesso che è outlook ossia il sistema per gestire i contatti eh, la posta elettronica gli appuntamenti al calendario della suite Microsoft Office e quindi che dire oggi introdurremo il programma e dalle, con gli, nei prossimi giorni andremo a vedere alcune funzionalità interessanti delle eh, singole sezioni del programma partendo dal calendario alle attività la gestione della posta e così via e che dire buona visione se vi piace quello che stiamo facendo speriamo di tenervi compagnia e che vi possa essere utile mettete un like a questo video e iscrivetevi al canale. Quando avviamo l'applicativo Outlook si presenta così come vedete rappresentato nel video. Nella parte alta dello schermo della videata è presente la barra multifunzione, che è una novità introdotta nel pacchetto Office dalla versione 2007 per quanto riguarda Outlook dalla versione 2010. La barra multifunzione è una barra dinamica, cosa vuol dire? Composta da schede che si attivano o disattivano a seconda di dove siamo all'interno dell'applicativo. Gli stessi comandi all'interno delle diverse schede si adatteranno a seconda della sezione su cui staremo lavorando, sulla posta elettronica, sul calendario, le attività e così via. Verranno presentati solo i comandi che sono utilizzabili nella fase, cioè nella sezione in cui siamo, sopra la barra multifunzione. Troviamo la barra di accesso rapido. A cui è possibile aggiungere alcuni comandi per potervi accedere in modo veloce senza doverli ricercare all'interno delle diverse schede della barra multifunzione oppure della visualizzazione backstage ossia della scheda file della barra multifunzione io ad esempio ho aggiunto tre comandi che sono quelli di invia e ricevi della posta il, il comando undo ossia ritorna indietro annulla l'ultima operazione e il comando che permette di stampare in questo modo nel caso in cui abbia bisogno di stampare non ho necessità di andare a selezionare la scheda file stampa e trovare e impostare le stampa, è sufficiente cliccare su quel Pulsante per aggiungere un comando alla barra di accesso rapido è sufficiente selezionarlo col pulsante destro del mouse all'interno della barra multifunzione e selezionare Aggiunge la barra di accesso rapido. Tra le schede della barra multifunzione troviamo sempre la scheda File che permette di accedere alla cosiddetta visualizzazione backstage. All'interno di questa visualizzazione troviamo una serie di sezioni che permettono di governare l'insieme proprio del programma dell'applicativo, perciò non si applicano alle singole sezioni calendario post elettronica ma al programma in generale. Nella sezione informazioni è possibile accedere a tutte le informazioni relativi agli al o agli account di posta installati, è possibile aggiungere nuovi account, modificare le impostazioni, eseguire la pulizia della cassetta postale, gestire le regole e gli avvisi, nonché l'installazione e la disinstallazione di componenti aggiuntivi. Nella sezione apri e esporta è possibile accedere a tutti i comandi che permettono di importare ed esportare dati dagli archivi di Outlook, ma di questo parleremo di più nel secondo corso in cui ci concentreremo sulla gestione degli archivi e della posta elettronica. Nella sezione Stampe possibile accedere a tutti i normali comandi di stampa, la sezione Account di Office permette di effettuare il login con l'account Microsoft. Com, e perciò di accreditare il programma e di accedere alle funzionalità del cloud di eh, Microsoft. Oltre a questo qua è possibile accedere a tutte le informazioni relative all'applicativo installato e gestire il tema di riferimento, ossia i colori che vengono applicati all'interfaccia eh, di Outlook. In questo momento mi trovo in modalità offline, quindi non sono connesso a internet. Se lo fossi in questa sezione potrei gestire tutti i servizi di connessione a servizi terzi ad esempio servizi di social network youtube o quant'altro cliccando sul comando opzioni si aprirà la finestra di dialogo opzioni di outlook che permetterà di gestire le opzioni e le impostazioni di tutto il programma sia quelle generali sia quelle delle singole sezioni in questa finestra di dialogo è possibile oltremodo personalizzare la barra multifunzione e la barra di accesso rapido abbiamo visto che per aggiungere comandi ad esempio la barra di accesso rapido è sufficiente selezionare il comando col pulsante destro del mouse e aggiungerlo, ma ad esempio per eliminarlo dalla barra accesso rapido occorrerà utilizzare le funzionalità di questa ehm, finestra di dialogo. Ritornando alla visualizzazione principale possiamo notare che la parte centrale è occupata ovviamente dai contenuti che sono selezionati, in questo caso la visualizzazione Outlook oggi, ma sono presenti due riquadri ai lati, il riquadro del dispostamento, il riquadro delle cartelle e la cosiddetta barra da fare. La gestione di questi due riquadri avviene attraverso i comandi della scheda visualizza gruppo layout è sufficiente selezionare i relativi comandi per ad esempio disattivare i due riquadri in questo caso li abbiamo disattivati e riattiviamo il riquadro delle cartelle o riquadro di spostamento in questo riquadro a seconda della sezione in cui sono troverò le diverse cartelle che permetteranno di navigare i contenuti della sezione nel caso del calendario potrò selezionare il calendario navigare il calendario nel caso del la rubrica sarà possibile selezionare diverse rubriche nel caso della posta elettronica le diverse cartelle di posta elettronica se si seleziona la sezione cartelle sarà possibile accedere a tutti i contenuti contemporaneamente torniamo nella sezione posta elettronica e vediamo che il riquadro delle cartelle può essere visualizzato o in modalità normale quindi aperto oppure ridotto ad icona perciò eh, compattato sulla sinistra sarà sempre possibile comunque accedere alle principali cartelle nel riquadro delle cartelle troviamo una sezione in alto che è la sezione preferite che può essere visualizzata come no, perciò eventualmente si può andare a disattivare la visualizzazione della, eh, della sezione preferiti. Qualora invece andassimo a visualizzare in questa sezione possiamo ricondurre determinate cartelle a cui vogliamo accedere più velocemente senza doverle andare a ricercare nell'albero eh, delle cartelle. In questo caso ad esempio ho eliminato la posta in arrivo, Sufficiente cliccarla col pulsante destro e eliminarla o aggiungere alla sezione preferiti e gli elementi all'interno della sezione preferiti possono essere riorganizzati in termini di ordine, semplicemente selezionandoli e trascinandoli nell'alto e il basso nell'ordine che desideriamo che vengano visualizzati. Selezionando la cartella padre dell'archivio in questo caso posta corrente, è possibile accedere a questa che si chiama visualizzazione Outlook oggi che permette di avere un, un overview di tutte quelle che sono le attività, gli appuntamenti eh, per la giornata in corso o per le prossime giornate, insomma quelli più imminenti. Per gestire che cosa vogliamo visualizzare in questa visualizzazione si deve accedere al pulsante di opzioni in cui possiamo selezionare, fleggare che questa sia la visualizzazione che viene mostrata così come ho fatto io all'apertura di Outlook e in più possiamo gestire quelli che devono essere i contenuti dei calendari, delle attività, che devono essere mostrati nonché le cartelle di posta che devono essere visualizzate in questa eh, visualizzazione. E inoltre è inoltre possibile gestire ehm, opzioni di visualizzazione di layout in termini di colori selezionando tra i diversi formati disponibili. Una volta apportate le modifiche personalizzata la visualizzazione sarà sufficiente cliccare sul pulsante Salva modifiche in alto a destra. Nella parte destra dello schermo è possibile visualizzare il riquadro barra da fare. In questa sezione è possibile aggiungere o appuntamenti al calendario o un elenco di attività oppure un insieme di contatti preferiti a seconda di ciò che desideriamo in questo caso l'ho aggiunto tutti e tre le diverse sezioni sono regolabili manualmente e verranno aggiornate a seconda appunto degli appuntamenti in immediata scadenza piuttosto che le attività che sono in scadenza da qua ai prossimi giorni la visualizzazione della barra da fare è mantenuta in tutte le sezioni di Outlook, tranne che nella sezione calendario. Outlook è strutturato in diverse sezioni aree a cui si può accedere mediante la barra di selezione in basso a sinistra nella videata principale. La sezione posta elettronica permette la gestione di uno o più account di posta elettronica. Il calendario è simile a un'agenda cartacea e permette di gestire appuntamenti, riunioni ed eventi. Persone e il vecchio menu area sezione contatti, ossia è la rubrica in cui è possibile archiviare. Organizzare i dati e le informazioni relative ai propri contatti. La sezione Attività eh, permette di mappare e monitorare l'andamento delle attività da svolgere, la cosiddetta to-do list o lista delle cose da fare. La sezione Note permette di inserire delle note come se fossero dei post-it. Infine c'è la sezione Cartelle. Selezionando questa opzione, nel riquadro di spostamento vengono visualizzate tutte le cartelle di tutte le sezioni. In questo modo si può avere accesso immediato a tutte le sezioni di ha un trucco della barra di spostamento.